rapine, estorsioni, atti intimidatori ed incendiari. Cerignola è stretta nella morsa della criminalità. Il sindaco Franco Metta non ci sta ed avverte i delinquenti. Siete maledetti, siete quattro vigliacchi. Noi non vi lasceremo questa città. Combatteremo fino alla fine per Cerignola. Siate stramaledetti. Nel dicembre 2016 in ufficio il sindaco aveva ricevuto una scatola natalizia di biscotti con all'interno due mazzette da 10.000 euro per far approvare la realizzazione del sesto lotto della discarica locale. Sempre sulla sua pagina Facebook Metta aveva denunciato il tentativo di corruzione da parte dell'imprenditore Gerardo Biancofiore, presidente dei costruttori pugliesi, poi arrestato. Il primo cittadino è tipo sanguigno e non teme nemmeno l'impopolarità. Nell'estate 2016 era finito nella rete un video in cui in una cerimonia pubblica dava uno scappellotto e prendeva a male parole un bambino ripetente. Si era vantato di essere stato bocciato, aveva poi spiegato Franco Metta. L'ho rimproverato duramente e lo rifarei 100 volte. Dopo l'ho tenuto abbracciato e gli altri ragazzini che mi passavano di fianco mi sussurravano di essere stati promossi. Il 24 gennaio il primo cittadino parteciperà al Comitato Provinciale di Sicurezza che si terrà in prefettura.